Lasciamo Istanbul la sera del 7 agosto dopo una breve crociera sul Bosforo e prendiamo il treno notturno Ankara Express in partenza dalla stazione asiatica di Haydarpasa. Si trova sulla sponda asiatica del Bosforo, nel quartiere di Kadıköy, un bellissimo edificio inaugurato nel 1927 in stile Liberty. Le cuccette sono climatizzate, ampie, con 4 posti. Ogni vagone ha il cuccettista che vigila in modo continuo. Alla partenza veniamo forniti di lenzuola, copertina e federa, in cotone, sigillati in busta di cellophane. Percorriamo i 450 km osservando un paesaggio che muta gradualmente, rigoglioso e verdeggiante per oltre un'ora, per cedere il passo al giallo e alle grandi distese di stoppie di grano. L'Anatolia rifornisce di grano il paese. E molto viene esportato. Arriviamo alla stazione di Ankara di buon mattino e in pullman ci dirigiamo al Museo delle Civiltà Anatoliche. Il Museo delle Civiltà Anatoliche è uno dei musei archeologici più importanti del mondo e si trova nel quartiere di Aptazari, situato nel palazzo di quello che era l'antico bazar ottomano di Mahmud Pasha, trasformato in museo dall'inestimabile importanza. La collezione comprende testimonianze di numerose culture anatoliche, reperti di civiltà paleolitica, neolitica, di popolazione Aitti, Ittita, Frigie, Urarte, ellenistica e romana. Tra le tante si ammira in particolare la statuetta della madre di Çatalhöyük e il tavolo in legno dell'VIII secolo a.C. di artigianato frigio. All'uscita del museo ci dirigiamo a piedi alla cittadella di Ankara, Isa. Isa ha resistito benissimo alla sua lunga storia e ospita oggi un piccolo quartiere composto da pregevoli edifici ottomani in legno, dipinti di blu. Si tratta di un quartiere molto affascinante che permette di scoprire un bel panorama sulla città. La cittadella è difesa da due mura di cinta del VII e dell'VIII secolo.
costruite in gran parte con pietre provenienti dalla città antica. La porta di Sa, una massiccia torre con un orologio, permette di penetrare all'interno delle mura di cinta inferiore, lunghe 1500 metri, e dotate di 14 bastioni. Ne ho una, due leone, porta del leone. Una, la testa del leone è rotta. Perché? No. Allora vedi la pianura. Allora c'è una paesana. Paesana. Villaggiosa. Un villaggio. Sì, un abitante paese. Di un villaggio. Una donna paesana. Abitante. Un anno fa secco. Ok. Niente a mangiare. E il leone guarda sopra. E lei ha fatto questo. Ha tagliato il leone. È stata un abitante di un villaggio che ha tirato tagliato la testa. Perché non pioveva, vero? Ottimo, che cosa? Dobbiamo farlo anche noi con i nostri governanti. Come funziona? Allora, Basta. Mettiamo nella sport fine. Andiamo all'ambasciata italiana. Per aprire, ci possiamo andare. Italiano. Ne, io ho lavorato francese in Parigi, in Francia, ho fatto j'étais étudiant alla facoltà di lettere. Cosa ha fatto? Ha studiato alla facoltà di lettere, alla Sorbonne. Alla Sorbonne 3. Ciao, arrivederci. Ancora. Grazie.